Ciao Viviana! Ciao Graziana! Come stai? Bene, ora bene. Ora bene, siamo qui appunto per raccontare la tua storia, che è una storia di sofferenza, sì, di aspettative per la grande paura del dentista. Esatto. Raccontami, quanta paura avevi? Tanta. Che cosa? Mi spaventava l'idea di iniziare a fare una cosa così complicata, veramente, perché vedevo che era un lavoro un po' grosso, perché i denti non reggevano più e allora mi vedevo un lavoro un po' grosso da fare e avevo paura. Tu avevi fatto una protesi mobile che non, sì, hai mai portato. Esatto. A che età? Praticamente 48 anni. E perché ti avevano fatto una protesi mobile? Perché con la panoramica avevano visto che non avevo osso e non c'era niente da fare. Però l'hai fatta, ma non l'hai portata. Ecco, esatto, non l'ho portata, non sapevo tenerla, avevo difficoltà, mi si muoveva, mi sembrava tutto molto difficile, non ce l'ho fatta. Poi i denti tuoi hanno cominciato a vacillare? Esatto, cominciavano a muoversi perché non avendo più stabilità cominciavano a allentarsi, non sapevo più come fare, il fatto che poi me li toglievano perché non si poteva fare più niente. Come mangiavi a quei tempi? Un po' male. Come ti relazionavi con gli altri? Era un problema, sì. Dopo aver sofferto tanti anni, cosa devo fare? Racconta. Ecco, allora, sono arrivata a un punto che ho dovuto prendere questa decisione, perché quando mancano i denti davanti e si vede che cominciano a indebolirsi, che proprio non ce la fanno più, ho detto qui devo fare qualcosa, ma non sapevo come fare. Perché avevi tanta paura? Sì, perché era proprio quella che io, solo a pensarci, mi metteva un'ansia incredibile. Poi hai scoperto che si poteva addormentarsi dolcemente. Esatto, sì. Ho capito che si poteva evitare tutta questa sofferenza attraverso questa sedazione. E allora mi sono decisa. Dall'Arciano sei venuta a Pistoia, esatto, alla Iris di Pistoia. Esatto, quella che mi rimaneva più vicina naturalmente. Entrando ho trovato un ambiente molto accogliente e molto disponibile, il che aiuta tanto. E poi hai scoperto che l'osso c'era. L'osso c'era. Che cosa hai fatto nella tua bocca? Ecco, praticamente io ho fatto 4 impianti nella parte inferiore e 3 impianti nella parte superiore. E quindi hai ripristinato la parte inferiore con un carico immediato. Esatto, e sì. Ti hanno messo subito una bella protesi. Sì, subito. Questa è stata. E nella parte superiore i grandi molari che mancavano, impianti e capsule. Certo. E quindi tu hai tutta la bocca perfetta. Come ce l'hai la bocca? Perfetta. Me la sento veramente perfetta ora. E non hai sentito? Non ho sofferto, no, non ho sentito niente. Il bello è stato quando ho iniziato l'intervento, che uno si addormenta e quando si sveglia è tutto fatto. E il dottor Cesare che ti ha detto? Il dottor Cesare è una persona fantastica, è una persona di cui solo a parlare mette tranquillità, aiuta e è anche a suo agio, perché uno c'ha un po' con la paura, non sa mai. E lui mi ha detto che quello che dovevo fare era la soluzione e allora questo mi ha dato tanta forza. Grande persona, molto disponibile e non lo so, mi ha aiutato, con le sue parole mi ha aiutato. Hai avuto un posto operatorio tranquillo? Sì, molto tranquillo. Adesso sono contenta, posso mangiare, ridere e essere tranquilla, rilassata e sicura della mia bocca. Sei soddisfatta anche da un punto di vista economico? Sì, io ho avuto modo, come tutti del resto, però si sta un po', si chiede. Certo. E le cifre, devo dire la verità,
mi sono trovata meglio anche qui. Perfetto. Ho fatto un confronto e ho visto che qui, facendo i conti, mi sono trovata anche meglio su quello.